Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Intanto grazie di essere qui e di supportare con tanto affetto il mio canale. Allora, oggi vi farò un video sugli usi alternativi del brillantante. Questo video mi ha incuriosito parecchio, vi farò vedere molteplici usi del brillantante. Allora, intanto il brillantante è composto dal 90% di acqua, dal 10% di alcol, acido cidrico, sostanze tensioattive e una parte anche di colorante. Diciamo che favorisce l'evaporazione dell'acqua perché c'è l'alcol dentro e crea proprio una protezione sulle varie superfici. Ma andiamo subito a provare questo fantastico prodotto. Allora, come prima cosa oggi andrò a pulire il piano cottura, ragazze. Guardate qui che sporco, l'ho lasciato ieri sera apposta in questa situazione per farvi vedere l'efficacia dello spruzzino che sono andata a creare. Vado a spruzzare naturalmente e lascio agire un pochino il prodotto, ma non più di tanto, circa un minuto. A questo punto comincio a pulire col mio panno in microfibra Active Fibre di Vileda, che per la cucina mi torna proprio comodo. E guardate qui come viene via tutto. Io non ci potevo credere, ragazze, perché essendo abituata all'aceto di alcol non credevo in questa possibilità del brillantante. Invece mi ha pulito tutto alla perfezione. Tra non molto vedrete le piastrelle che andrò a pulire sempre con questo spruzzino di brillantante. Non so se avete visto la pulizia del piano cottura, è risultata perfetta, ho fatto in modo velocissimo, quindi questo sarà un altro spruzzino che andrò ad aggiungere a quello che ho fatto io all'aceto di alcol. E passiamo alla pulizia numero 3, quella dei vetri. Come vedete, i miei vetri sono abbastanza puliti, però non riesco ad inquadrare delle gocce che ci sono. Insomma, è un po' che non li faccio, quindi sicuramente sono da pulire. Il mio metodo è sempre quello di utilizzare il prodotto e la carta con la quale non ho sorprese, mi asciuga tutto subito e rimangono puliti. Devo dire che con questo prodotto ho fatto proprio velocissimamente come con l'aceto di alcol, però sembra quasi che si sia venuta a creare una patina protettiva, che è la cosa che ho riscontrato anche andando a pulire il mio tavolino in vetro della sala, sempre con lo stesso metodo, spruzzino con il brillantante e la carta. A
questo punto, come avete visto, passo in bagno e vado come prima cosa a pulire proprio tutto il lavandino. Dopodiché, per togliere, diciamo, le macchie di calcare, vado a mettere il cotone, il brillantante e lo faccio agire proprio sopra il rubinetto. Ragazzi, questi rubinetti del mio bagno sono veramente vecchi, quindi, come dico sempre, miracoli non se ne possono fare, però vi posso garantire che si sono tolte le macchie di calcare, che poi vi farò vedere anche sul lavandino della lavanderia, e come vedete sono venuti benissimo. Per quello che si può fare, amici, perché, come vi dicevo, per i miracoli ci stiamo organizzando. Passiamo adesso alla soluzione numero 5, il calcare. Guardate qui quanto ce n'è su questo rubinetto. Devo dire che non manca proprio. Infatti ho voluto pulire anche questo rubinetto proprio per farvi meglio rendere l'idea dell'efficacia del brillantante. Lo sto utilizzando naturalmente puro. In certi punti lo utilizzo puro perché è più potente. Con questa spugnetta, come state vedendo, vado a pulire per bene. Dopo aver fregato proprio a lungo, vado a risciacquare per bene tutto il rubinetto e, come potete vedere, ragazze, è venuto perfetto. Non ci potevo credere. Situazione bagno, situazione fughe. Questa è la soluzione numero 6, le fughe del mio bagno, che, come vedete, sono in una situazione tragica perché sono piastrelle di più di 30 anni. Vado con il finish brillantante a metterne una quantità abbastanza generosa, come vedete, anche se poi si potrà utilizzare la stessa quantità anche per altre piastrelle. Vado a fregare per bene con questo spazzolino. Ci vuole uno spazzolino bello rigido, ragazze, oppure una spugnetta di acciaio. Vado a fare per bene tutto il contorno per poi farvi vedere la differenza con la parte pulita e quella invece da pulire. Tolgo l'eccesso di prodotto perché oggi vado a fare solo una piastrella ed ecco qui il risultato. Devo dire che sono soddisfatta. A questo punto passo al box doccia. Vi farò vedere soltanto una parte della pulizia. Guardate qui com'è pieno di calcare e di gocce. Vado ad utilizzare il brillantante allo stato puro anche per fare questa pulizia e la mia spugnetta. E devo dire, ragazze, che è efficacissimo questo prodotto. Sono andata a fregare, ma neanche più di tanto, devo dire. Dopodiché con questo panno vado a togliere l'eccesso di prodotto senza neanche risciacquare con l'acqua. E guardate qui il risultato. Appena avrò un po' di tempo lo farò in tutta la doccia. Per la soluzione numero 8, che è quella della pulizia del frigorifero, sono andata a fare una proporzione di acqua e brillantante. Dopodiché vado a pulirmi bene tutto il frigo nella parte dentro, sempre con il solito panno. E anche qui, devo dire, sono rimasta soddisfatta. Ho messo il prodotto dentro la bacinella perché ho aggiunto un cucchiaio di brillantante perché c'era bisogno di una pulizia un pochino più approfondita. E di conseguenza, dato che io quasi sempre faccio così, ho voluto fare lo stesso metodo anche per utilizzare il prodotto per la pulizia del frigorifero. Allora, amici, dopo tutti questi utilizzi, devo dire che sono rimasta contentissima. Volevo andarlo anche a provare sul pavimento. Infatti mi sono preparata qua
Il brillantante ne vado a mettere due tappini, lo facciamo subito così almeno uno e uno due. Poi mi sono preparata l'ammoniaca, ne vado a mettere tre tappini. Poi questi sono piccoli, per cui uno, due e tre. Lo giriamo per bene con il moccio, naturalmente, e vado a provarlo proprio per il pavimento. Comincio a pulire il pavimento della cucina, ragazze, e devo dire che la prima sensazione, oltre che di pulito, è quella di lucido, di brillante addirittura. Io devo dire che proprio sono rimasta entusiasta di questi utilizzi del brillantante. Eccomi qua, ragazzi, alla fine del video. Allora, avevo paura per il pavimento che si creasse una patina scivolosa, invece no, con queste dosi che vi ho dato devo dire che il pavimento è risultato perfetto. Non utilizzatelo per il legno, naturalmente, però sui pavimenti della cucina e del bagno, se sono in ceramica, devo dire che sono rimasti benissimo, anzi più lucidi del solito. Bene amici, io spero che con questo video un po' diverso dai soliti vi abbia incuriosito a provare il brillantante per questi usi alternativi. Io vi saluto, naturalmente vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video.